Bentornati, nuovo appuntamento di SS Arezzo TV, questa sera con Beppe Marconi vogliamo commentare due cose. Intanto la prima, che nell'ultimo Consiglio Comunale c'è stata una variazione di bilancio, tu che sei esperto di bilancio, sì, perché il Consiglio di Stato ha dato ragione a un'azienda per un bando che era stato fatto in modo a quanto pare irregolare nel 2003, viva la giustizia, sì, viva i tempi della giustizia, quindi 13 anni dopo è stato riconosciuto a questa azienda il 250.000 euro di risarcimento? Del danno, sì. Del danno subito, ne aveva chiesti 6 milioni. Non è una variazione di bilancio. Che cos'è? È un riconoscimento di un debito fuori bilancio. Ah, fuori, allora debito una fuori spesa bilancio, che non è prevista in bilancio. Ok, un imprevisto, diciamo, esatto, come quando a casa arriva, succede, devo pagare. Imprevisto, esatto, questo, esatto, è un imprevisto. Nel 2003 l'amministrazione Lucarini fece una delibera di AISA e entrò in contrasto con l'azienda che revocava in effetti il mandato a STA per la costruzione e la gestione dei rifiuti. E quindi sta fece ricorso e si parlava di 1 milione d'euro, addirittura tutti i consiglieri comunali che avevano votato la pratica avevano avuto la comunicazione da parte della Corte dei Conti di danno erariale, quindi di risarcimento del danno, ma si parlava di milioni, quindi non di una cifra poi così bassa, che il Consiglio di Stato ha detto che il Comune è tenuto a pagare per questa mancata rispetto di una delibera già effettuata. E quindi il Comune d'Arezzo, cioè i cittadini pagano i 250.000 euro surrogandosi a coloro i quali personalmente erano responsabili di questa operazione, che tradotto significa che sarebbero stati, se il Comune non avesse pagato, ne avrebbe risposto chi? Singolarmente i consiglieri comunali che hanno votato questa pratica. Quindi i consiglieri comunali di allora avrebbero, esatto, pagato in solido 250.000 euro a testa. Quindi complessivamente, ho sbagliato. Però se uno non paga, poi deve pagare, come funziona? Quando è in solito. In solito, se uno non paga, paga l'altro, paga gli altri. Vabbè. Se devono pagare in 20, 10 non pagano perché non hanno possibilità e non possono essere perseguiti perché non hanno niente, pagano i 10 rimanenti e così via. Insomma, complessivamente devono versare 250. Quindi, però, insomma, per un errore fatto, non so, o comunque questa gara, una gara era... Sì, vuole essere fatto per forza questa operazione. Ci fu una mediazione del notaio Bucciarelli Ducci, che allora era capogruppo dell'UDC, che trovò una soluzione che cercava di mettere riparo alle problematiche create, però di fatto poi questa fu sconfessata dalla Corte dei Conti perché in effetti condannò i consiglieri al risarcimento del danno. Però insomma qui il 5 Stelle ad esempio nel Consiglio ha chiesto: faremo in modo che pagheranno i responsabili, però è impossibile. Chiacchiere politiche. Se paga il Comune. Chiacchiere politiche, dobbiamo votare contro, non astenersi come votare a favore, quindi di conseguenza hanno accettato quello che ha fatto la maggioranza. Rally del Partito Democratico ha detto sempre in aula che il Comune d'Arezzo avrebbe rischiato anche il fallimento se il Comune fosse stato condannato a 6 milioni come aveva chiesto la, esatto, Gente. Il Comune ha rischiato anche il fallimento su questa vicenda. Su un'operazione del genere, sì, anche se poi di fatto potevano essere consiglieri comunali chiamati a risarcire il danno, perché erano i consiglieri comunali chiamati a risarcire il danno, non il Comune d'Arezzo. Il Comune d'Arezzo sarebbe fallito se avesse fatto una delibera di acquisizione del debito fuori bilancio per 6 milioni, allora sì. Comunque il consigliere comunale che prende un gettone, diciamo, simbolico, se vogliamo, sì, non prende quasi rischia tantissimo, sì. Rischia tantissimo perché ogni delibera che vota se ne assume la responsabilità personalmente, in prima persona. E quindi perché secondo te in politica non ci va più nessuno? Perché non è assolutamente possibile che uno prenda il giorno di presenza di 20-30 euro e poi deve rischiare per queste pratiche, che molte volte sei obbligato, perché sennò altrimenti il tuo gruppo ti sconfessa, a votare. Quindi, secondo me la politica va vista complessivamente nel suo senso. Che magari poi uno nemmeno si studia perché non ha neanche... Io vorrei tornare indietro, sono di sinistra, ma ti dico che il Consiglio Comunale, e questo è il metodo delle elezioni delle comunali, non va assolutamente bene. Il sindaco deve essere eletto in prima persona, è stata fatta questa scelta, quindi il sindaco deve governare per 5 anni. Il Consiglio Comunale deve essere soltanto uno strumento di controllo e basta, non è che deve votare oppure avere la possibilità di mandare a casa il sindaco. Manda a casa il sindaco nel caso in cui il sindaco ruba, il sindaco fa operazione completamente sbagliata e lo dimostra, ma non che ogni...
Prendiamo un esempio, c'è stato un salto della quaglia anche ora, o sbaglio? Ah, c'è stato il consigliere Chizzoniti, sì, che ha cambiato gruppo per la terza volta. Ah, per la terza volta, non lo so io, quando uno va in politica... Sempre nell'area però, diciamo, di centrodestra. Sempre nell'area di centrodestra, questo va bene, però bene o male cambia gruppo. Ecco, se mettiamo che uno invece dal gruppo di maggioranza va nel gruppo di minoranza, sì, e cambia i numeri in tavola, e potrebbe far cadere un sindaco. Come succede anche col governo. Bravo. Comunque non va assolutamente bene. Il sindaco deve essere eletto e deve rimanere in carica per 5 anni. Dopo 5 anni va davanti al popolo che l'ha eletto e è il popolo che lo manda a casa. Comunque, il consiglio comunale deve avere soltanto controllo e basta. Ecco. Il problema è che quest'anno nel bilancio 250.000 euro andranno a risarcimento di questa azienda per questa sentenza, e quindi mancheranno per il sociale, per i servizi in generale. Hai capito? Allora è così. Cosa si può fare? È andata bene che sono solo 250.000. Ah, che è fortuna! Pensa che saranno 6 milioni. Ah, quindi hai che essere contenti. Pensa che 6 milioni, quel bischero di consigliere comunale che quel giorno ha votato quella pratica, si becca ma 6 milioni di danno per prendere 20 euro di gettone. Mentre chi prende 7.000 euro non si becca assolutamente niente. Chi è che prende 7.000 euro? No, consiglieri regionali. Ah. Oppure quelli al Parlamento. Dai. Quelli erano. Ma sono falso. A domani. Vedevo, scusa, sì, un servizio su Rai Storia, sulla Banca Romana. Bellissimo. E allora? Te la ricordi la Banca Romana? Ma cosa c'entra? Non è rinata la Banca Romana. Cosa c'entra? Che la politica può tutto, nonostante le prove fossero schiaccianti contro Giolitti e contro Francesco Crispi, niente, tutti assolti e tutti sempre in sella. Mi ricorda qualcosa questa storia della banca? Ci vediamo domani. Ciao.